Salve care carissime, buongiorno, come state? Che cosa fate? E insomma, datemi notizie di voi. Allora, benvenuti, io sono Zaire sui tarocchi, questo è il mio canale e questo è il mio messaggio del giorno per voi. Quindi, ragazze, avanti tutta, mi raccomando, la bella stagione è la stagione degli amori, la stagione delle rinascite, insomma, del lo stare bene, l'aria aperta, il sole, il mare, la montagna, qualsiasi cosa vi piaccia, fatela, fatela anche fosse soltanto una passeggiata, perché rigenera lo spirito, il fisico, la mente, il cuore, l'anima, tutto. Allora, fatto questa piccola premessa, io inizio subito a mischiare i miei meravigliosi tarocchi che preparo ogni mattina, le preparo così, insomma, come mi sento di fare. E quindi niente, insomma, vediamo cosa stamattina ci deve dire l'universo. Vediamo cosa dobbiamo sapere, cosa dobbiamo, non so, magari eliminare oppure curare, oppure scegliere, oppure anche soltanto qualcosa che riguarda la nostra interiorità. E quindi potrebbe anche essere un consiglio, un qualcosa che riguarda noi stessi, no? Che è molto importante, perché noi prima di amare, prima di donare agli altri, dobbiamo donare a noi stessi, cioè dobbiamo amarci, dobbiamo darci valore. Più noi ci diamo valore e più gli altri ci danno valore. Se noi siamo le prime persone che non ci diamo appunto il valore, giusto valore che ci meritiamo, non neanche gli altri ce lo possono dare. E poi per poter far star bene le persone che ci circondano, dobbiamo necessariamente stare bene no noi. Quindi voi dovete curare in primis la vostra anima, il vostro corpo, il vostro fisico, la vostra interiorità, i vostri piaceri, le vostre necessità, insomma, curarvi, coccolarvi, amarvi. Ecco, questo è intanto il primo consiglio che non vi danno i tarocchi, ma ve lo dà proprio Zaira, che è molto importante. Poi riguardo a queste stese, vi voglio dire, prendete tutto con estrema cautela, perché sono sempre interattivi, collettivi, generali. Ovviamente sapete ci sono tanti riscontri, io a volte rimango io per prima basita da tutte quante voi che mi scrivete, insomma, che ci sono dei riscontri, perché non è scontato che ci siano dei riscontri. Quindi un valore c'è, insomma, la legge della sincronicità esiste, se vi trovate nel posto giusto, al momento giusto e qualcuno parla di voi, insomma, questo non è una coincidenza. Però prendete sempre con estrema cautela, approfondite semmai piuttosto con un consulto personale, se volete poi avere conferma di un interattivo, diciamo collettivo, che vi ha dato delle notizie, che vi siete riconosciute pienamente in questa storia, e allora poi dovete chiedere un consulto personale proprio per avere la conferma che si parlava proprio di voi, perché a volte le storie si intrecciano, si assomigliano, sembrano tutte uguali, ma non lo sono. Anche quando tutti i giorni esce, a volte spesso mi capita che esce sempre qualcuno che vuole chiederci scusa, che vuole ritornare, qualcuno che è fatto in un certo modo, sembra che io parli sempre della stessa persona. In realtà sono tante le storie così, ma anche se le storie si assomigliano, i finali, gli inizi, insomma, come va a finire, le persone sono tutte diverse. Quindi ogni giorno esce quella situazione che non è quella del giorno prima, ci assomiglia per fatti e circostanze, perché ovviamente nei sentimenti, se uno si accosta e ha delle perplessità, delle domande, è chiaro che le situazioni sono quelle di amori un po' sofferti. Bando alle ciance, andiamo subito. Il Romantic Tarot, emerge la carta del 9 di coppe, bella. Il Rider White Tarot, il Cavaliere di Spade. Ecco qua il nostro fanfarone. La carta, i tarocchi del classici moderni, viene la Temperanza. I tarocchi della stagione, viene la carta del 6 di bastoni. I tarocchi marsigliesi, viene il 3 di bastoni.
Capovolto, scusatemi, ci ho impiegato un po' a vedere se era capovolto perché insomma queste carte dei tarocchi marsigliesi, come vedete, cioè, come si fa a distinguere da così a così, sono uguali, sembrano uguali, ma invece non lo sono. Allora, ragazze, i King dell'amore viene la carta, questa non ve la posso fare, ve la faccio vedere un attimo, ecco, perché sennò YouTube mi, come dire, mi blocca il video perché c'è una figura di una donna, insomma, nuda, quindi non voglio creare problemi. Allora, questa è la carta numero 31, la carta dell'attrazione. Che bella questa stesa, ve lo dico. Le carte alle idee chiare. Oh là là, oh là là, oh là là. Allora, ragazze, qui c'ho belle notizie per voi, ve lo dico subito. Qua è molto breve e concisa, quindi ci sbrigheremo. Allora, voi avete sicuramente a che fare con una persona che nonostante ci sia un appagamento, ci sia una situazione, un legame, una, come dire, un qualcosa anche di passionale, di attrazione forte, abbiamo proprio la carta dei King dell'attrazione, quindi questo potrebbe essere un incontro durante un viaggio che avete fatto, oppure un incontro proprio bello, esaltante, un qualcosa, un legame che poi si è andato a concretizzare. Abbiamo un 9 di coppe, quindi un appagamento e tutte queste belle cose, però qui sicuramente questa persona c'è stato un periodo che non si è comportato bene con voi. Vedete, potrebbero esserci stati inganni, oppure che ne so, situazioni di prendere, lasciare e andare venire, oppure anche una persona che si è comportato proprio con ostilità verso di voi, con un fare un po' d'avventuriero, diciamoci la verità. Cavaliere di spade sembra un valoroso, ma poi alla fine è un fanfarone, una persona che si muove sempre, vedete, l'espressione non è delle migliori, no? Poi impugna una spada, quindi pensieri per logico, ambiguo, insomma, queste cose così ci sono tutte, o ci sono state probabilmente dopo magari un periodo, deve aver passato, trascorso un periodo di questo genere. Però qua c'è la voglia e soprattutto c'è anche, come dire, qui abbiamo la carta del 6 di bastoni, quindi qua questa stessa ci parla di ritorno, ho dimenticato di dirlo. Qua ha le idee chiare, quindi questa persona si sta riprendendo, c'è in atto una trasformazione. Qui abbiamo centrale la Temperanza. Vi spiego brevemente questa carta della temperanza. Vedete com'è bella. La temperanza ci parla sempre di armonia, di equilibrio, di dominio nei propri sensi, di modestia negli impulsi, una sorta di rigenerazione. E proprio la trasformazione, questa persona sta avendo una trasformazione positiva perché la carta si trova, diciamo, dietro, si lascia questo cavaliere di spade davanti, ci fa vedere un 6 di bastoni, che è la carta della fiducia, della speranza, di un incontro, di un riavvicinamento, di un ritorno, di uno stare bene, di non essere felice. Vedete qua come siete felici voi. Quindi qua ci sarà un dono, qualcosa di bello per voi, una novità. E la novità è che questa persona verrà e vi potrà chiedere con questa carta dell'attrazione. Questa carta dei King dell'attrazione, oddio, la faccio vedere il più lontana possibile, vi ho spiegato, anzi, la mettiamo così, vi ho spiegato perché. È una carta molto importante nei sentimenti, l'attrazione, l'incontro, il matrimonio, il fidanzamento, un legame felice. Ecco, io non voglio adesso andare a finire, non so, magari a matrimonio, figli e quant'altro, fidanzamenti, sarà un legame felice. Adesso questa persona ha le idee chiare. Quindi qua c'è l'appagamento, 9 di coppe, inizia così, Ci sono state delle distrazioni, ci sono state delle decisioni che magari questa persona, ripeto, non si è comportato granché bene con voi. Ci sono state queste situazioni, per carità, però qua con la temperanza c'è la guarigione, c'è la trasformazione, adesso ha le idee chiare. Ragazze, questo è tutto, vi ringrazio, vi do appuntamento domani, non mancate, mi raccomando, il vostro like, le vostre iscrizioni, sostenete il canale così mi aiuterete a farlo crescere.
Poi richiedete un consulto personale se ci sono dei riscontri, ve l'ho già spiegato prima, perché ovviamente io non posso assicurare questa assesa a tutte quante voi, perché siete veramente tantissimo. Quindi sono sempre interattivi, collettivi, generali. Un abbraccio di luce, a domani, non mancate. Ciao!